Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quante volte ci avete chiesto questo filato anche sfumato? Quante volte ci avete richiesto una variante diversa di un filato che tanto adorate? Ebbene, finalmente, dopo tanta attesa, siamo riuscite ad accontentarvi e finalmente possiamo darvi la versione sfumata del bravissimo. Signore e signori, il bravissimo Batik! Eccolo qui il nostro tanto adorato gomitolone bravissimo Batik, composto per il 100% acrilico, che si presenta, come ormai già sapete, con il peso di 500 grammi per una lunghezza di circa 1500 metri. Il filato ha lo stesso spessore del bravissimo in tinta unita, per il quale quindi consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 3-3,5 oppure dei ferri 3,5-4. Vediamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo di lavare le vostre creazioni ad una temperatura che non superi 30 gradi. Sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice, ma piuttosto di riporlo in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, non è possibile candeggiarlo, ma con queste meravigliose varianti di colore è impossibile anche solo pensarlo, ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. La comodità di questo nuovo bravissimo Batik è anche questa, vale a dire l'Easy Start. All'interno, infatti, del bravissimo troverete questo pratico bollino che vi aiuterà a capire quello che è il principio del filato e quindi dove tirarlo per far sì che possiate realizzare la vostra creazione in tutta semplicità, facilità, ma soprattutto anche rapidità. Quello che abbiamo visionato finora è il bravissimo Batik verde, in cui ovviamente Savasandir ci sono tutti i colori del verde, tutte le varie sfumature. Sfumature che vedremo poi anche nelle altre varianti di colore, sono per la maggior parte tutte tono su tono, e in questo caso parliamo proprio del verde. Questo invece è il bravissimo Batik beige, dove ci sono tonalità più scure quali queste, quindi un bel moro, oppure anche il senape e il beige. Qui invece abbiamo un candido panna, e dico davvero candido perché il colore panna che si intravede qui è davvero molto molto chiaro, messo in risalto dal contrasto di questo grigio perla. Qui invece abbiamo ovviamente il bravissimo Batik nero, dove ci sono tutte le varie tonalità di nero, da quello più scuro fino ad un leggero, o meglio più chiaro, grigio e grigio perla. E questa esplosione di rosa invece è il bravissimo Batik Cipria, dove c'è appunto la classica tonalità davvero molto delicata del cipria, ma anche dei bei colori vivi a contrasto molto più scuri, quali ad esempio il fucsia oppure anche il rosa antico. Un filato, diciamo, davvero esclusivo. Perché? Perché è un acrilico di altissima qualità, utilizzato molte volte anche per creazione, ad esempio, destinata ai bambini. Esclusivo perché parliamo di un filato sfumato, quindi, ma non uno sfumato qualsiasi, ce ne sono tanti, di un formato da 500 grammi, così sfumato, quindi per bene, come abbiamo visto, 1500 metri. Un filato davvero esclusivo per tanti motivi diversi, ma soprattutto perché potete trovarlo solo ed esclusivamente sul nostro sito. Ebbene sì, perché è distribuito solo da Tessiland, quindi mi raccomando, diffidate dalle imitazioni. Per cosa può essere utilizzato? Per tutti gli usi che avete sicuramente già fatto proprio con il bravissimo in tinta unita. Quindi che sia per abbigliamento, che sia per amigurumi, che sia per accessori, alcuni hanno realizzato anche magari delle borse granny, insomma adesso con questa variante sfumata potrete tranquillamente realizzare tutto ciò che avrete già realizzato finora, con una però variante in più, con una fantasia maggiore. E poi potreste anche magari mixare i vari colori dal tinta unita allo sfumato, non saranno uguali, ma sono così tante varianti di colore anche nel tinta unita che sicuramente riuscirete perfettamente a mixarli insieme. Il bravissimo 500 grammi, ma non solo, bravissimo Batik. Diffidate dalle imitazioni, mi raccomando. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo esclusivo articolo. Ciao!